Finisce senza vincitore l'attesa sfida del meno di Pasquale tra Rale Aula e il Modica dei tanti ex. La giornata di festa rossoblu si apre con una bella accoglienza da parte del pubblico apolese per gli ex in Catania, Intagliata e Tarantino. E prima del calcio di inizio sono state date delle tante riporte per tre modicani. La gara si mette subito in salita per gli uomini di sei di Catania, già dopo 100 secondi, lancio del portiere Caruso e abile Frittitta a intromettersi tra Porzio e Sapienza e a battere Ciccio Tarantino, si scuote il meno di Pasquale. Il Modica non si scompone più di tanto e già al sesto minuto perviene al pareggio. Arena batte un calcio d'angolo sulla destra ed è bravissimo a saltare di testa Sapienza, a trafiggere il portiere Caruso, 1-1 risultato parziale tra Reale Aula e Modica. Al decimo minuto Mastronardi sbaglia un rinvio ed è Sov che cerca subito Intagliata che parla sulla sinistra ma calcia debolmente facile preda del portiere avolese. Al 14 minuto la squadra di casa ha una buona occasione, Mastronardi lancia sulla destra Bruno che spizza per Novello, va via in velocità ma si allunga di troppo la sfera, che facile preda del portiere Ciccio Tarantino. Al 18esimo Gaudio ci prova con una punizione ma è abile Tarantino a tuffarsi alla sua sinistra e prendere la sfera. Novello ancora scatenato, pericoloso, serve Guastella che perde l'attimo giusto per battere a rete. L'ultima occasione del primo tempo è per il Modica con Camelia che sulla destra va via ma il Cirillo sbaglia in modo clamoroso l'impatto con la sfera. Inizia il secondo tempo ed è il Modica che entra in campo più deciso alla ricerca del vantaggio. Tuttavia sono i padroni di casa ad essere più pericolosi al 60esimo con Guastella che si invola sulla sinistra, entra in aria e calcia di destro ma bravissimo Ciccio Tarantino a intercettare la sfera e poi porci ad allontanare. Gol sbagliato, gol subito. La regola non scritta del calcio colpisce ancora. Al 62esimo infatti il Modica ribalta il punteggio e vede Arena lanciare Intagliata che si invola sulla destra e servito con una palla con il contagiri batte in modo imparabile il portiere avolese Caruso. Per rispetto dei suoi ex tifosi Intagliata non esulta mentre il pubblico avolese sportivamente lo applaude. 5 minuti dopo il Reale Aula pareggia, Guastella sulla destra entra in area di rigore, cerca e trova il contatto con Paccaro che prova ad evitare l'impatto. Per il direttore di gara è calcio di rigore dal dischetto, Gaudio freddo, abile a battere il portiere modicano, risultato 2-2. Al 65esimo Cirillo stacca uno spiovente sulla destra ma Caruso è ben piazzato e mette in angolo. Poi la gara finisce lentamente, le due squadre si accontentano del pareggio e pertanto dopo una bella gara il pubblico avolese concede un applauso meritatissimo ai